Tra i tanti gossip che si sono sentiti in queste settimane a Roma sul Movimento 5 Stelle ce n'è uno particolarmente ridicolo, ossia alcuni politici hanno detto che i deputati grillini a Roma fanno una vita mondana e si sarebbero adeguati alla casta, fanno una bella vita. Abbiamo provato a interpellare direttamente gli interessati e sentite cosa ci hanno detto. Nome? Francesca. Professione? Deputato del Movimento 5 Stelle. Ci racconti i tuoi lussi da casta qui a Roma? Dove hai dormito? Questo primo mese e mezzo, a gran parte delle settimane, ho dormito presso delle suore. Beh, eravamo in tre, in una cameretta, un bagno unico, una doccia in comune e purtroppo dalle suore c'è l'orario ristretto, nel senso che alle 11 bisogna rientrare, quindi se no ci chiudevano fuori. E per mangiare? Certo, a mezzogiorno ho la mensa qua dei dipendenti, mentre la sera, finendo tardi, si andava spesso a prendersi i supplì, magari nella rosticceria, sempre di corsa perché bisognava tornare presto. E quanto spendevi per notte? Dividendo la camera in tre, 45-50 euro a notte, considerato che era notte prima colazione, comunque basta. Ti sono piaciuti i lussi di Roma? No. Nome? Sebastiano, deputato per il Movimento 5 Stelle alla Camera. Per i primi 15-20 giorni abbiamo dormito io e un senatore conterraneo mio ad un più uno dei nostri assistenti in un bed and breakfast nella zona del quartiere etnico, quindi vicino Termini, San Giovanni, ad una stella, condividendo in tre, quindi un letto matrimoniale e un letto singolo, diciamo, in una stessa stanza, 15-16 metri quadri. Uno dei lussi più grandi addirittura è stato l'armadio, che era fatto praticamente dalle nostre valigie. Per mangiare quello che capitava, siccome i primi tempi, ma anche ora purtroppo, stiamo facendo degli orari davvero lunghi, qualche kebab, qualche pizza al taglio, una volta siamo addirittura andati a mangiare a un takeaway indiano. Il bed and breakfast richiedeva circa un 30 euro a testa. Abbiamo avuto appunto dei lussi fantastici, se sono questi qua. No, noi abbiamo continuato a fare uno stile di vita normale, sobrio, così come quello che facevamo nelle nostre terre di origine. Alfonso, deputato del Movimento 5 Stelle. Ci racconti i privilegi della casta? Non li conosco, quindi non so rispondere alla domanda. Io non dormo a Roma, faccio il pendolare, vivo a Firenze e prendo il treno ogni giorno. E al posto di viaggiare con il tesserino, che comporterebbe una spesa quotidiana dello Stato anche abbastanza elevata, circa 100 euro, invece ho preferito fare l'abbonamento, anticipare i soldi che poi mi verranno rimborsati dallo Stato, però per i contribuenti costa circa un quinto del prezzo che costerebbe se io andassi ogni giorno col tesserino. Per mangiare mi arrangio come posso nelle vari bar o a mensa qui in Parlamento. Sto diventando un panino vivente praticamente. Laura. Professione? Deputato Movimento 5 Stelle. Raccontaci i tuoi bagordi e dove hai dormito? Allora, un paio di giorni a casa di un'amica comune e poi con l'aiuto di un amico ho trovato subito casa, ma in una zona un po' periferica, perché la sera volevo tornare in un posto normale, senza palazzi. E quindi a 15 minuti di distanza dal centro di Roma con un bus arrivo a casa e la mattina alle 7 il mercato rionale mi permette di fare la spesa. La sera mi cucino a casa qualche cosa da solo perché, essendo vegetariana, i locali romani non hanno molta scelta. L'affitto di casa è 900 euro, è una casa abbastanza grande e io ho due gatti. In ogni caso Roma è davvero una bella città, anche senza lussi e con 35 euro di abbonamento dei mezzi pubblici. Sergio, deputato Movimento 5 Stelle. Allora, io per dormire da un mese e mezzo a questa parte ho usato la rete. Praticamente tu ti metti in contatto con cittadini romani che mettono a disposizione o le stanze o le loro piccoli appartamenti. Io spendevo sui 40-50 euro a notte e ogni settimana cambiavo perché magari hanno poca disponibilità. Sono andato avanti così. Per mangiare o mangiavo la mensa dei dipendenti oppure panino in giro, che qua ragazzi si mangia da Dio. Porchetta, mangio tanta porchetta, sì. Ma noi lussi non l'abbiamo visti. Cioè, noi ci siamo autogestiti in questo modo ed è bellissimo. Federico. Professione? Deputato del Movimento 5 Stelle. Io personalmente ho dormito dalle suore, mi hanno accolto in maniera fraterna. I trasporti, devo dire la verità, forse il futuro sindaco di Roma, che spero sia del Movimento 5 Stelle, deve mettere a posto il 46. E se riuscivamo a mangiare alla sera, ben venga. Alcune volte abbiamo dovuto saltare la cena perché appunto le suore chiudevano a mezzanotte.
Quanto hai speso? Dalle 45 alle 50 euro per una camera singola. Salvatore, deputato al Movimento 5 Stelle. Se i lussi loro ai romani sono quelli di andare a dormire a casa di un amico, allora ho conosciuto i lussi romani. C'è una buona rosticceria sotto casa sua che approfittiamo spesso. Cene che arrivano ai 10, massimo 15 euro. Era meglio la cucina di mamma, però ovviamente non voglio dire altro. Gianluca Vacca, cittadino 5 Stelle. Io vengo dall'Abruzzo per gran parte del tempo avanti e indietro, quindi arriviamo la mattina col pullman o con la macchina e ripartiamo la sera. Per mangiare, quando mangiamo, perché spesso capita di saltare i pasti ovviamente, mangiamo una pizza, ovviamente anche qui cerchiamo sempre di risparmiare il più possibile perché l'ottica è sempre quella di spendere di meno e quindi ci arrangiamo un po' dove capita, tavole calde e cose sicuramente molto economiche. Insomma, quindi i lussi romani ti sono piaciuti? Come no, è bellissimo vivere nel lusso a Roma. Loredana, deputato per il Movimento 5 Stelle e neomamma. Abbiamo dormito in bed and breakfast io, mia madre e il mio bambino di un mese qualcosa. E, sinceramente non so di che lussi si parla, perché si è trattato semplicemente di una stanza che condividevamo io e la mia mamma. Alle volte ci è pure capitato di avere una stanza senza il bagno. Per mangiare, il Movimento 5 Stelle pretende che tu non mangi in realtà. Nel senso che quando fa le riunioni intanto le fa sempre ad ora di pranzo, cena soprattutto. Quindi io andavo, quando potevo andavo ad allattare, quindi per mangiare mi è capitato tornando tra l'altro di sera tardi e non essendoci nulla lì attorno di mangiare la colazione dell'indomani. Che a me è sembrato anche un po' caro, e 60 euro al giorno per me, mia mamma e il bimbo. Quindi ti sono molto piaciuti questi lussi romani, che ne pensi? Troppo, torno qui da voi.